Grazie. E da New York, dove interverrà l'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente del Consiglio Conte commenta l'intesa raggiunta a Malta sui migranti. È un punto di svolta, dice Conte, e dimostra che un atteggiamento inutilmente litigioso non porta da nessuna parte. Andrea Bovio. L'accordo di Malta sull'immigrazione rappresenta una svolta storica. Da New York, dove nel pomeriggio parlerà all'Assemblea delle Nazioni Unite, Conte torna sull'intesa raggiunta dai ministri degli interni europei. Abbiamo ottenuto aperture impensabili fino a poco fa, dice: si stabilisce il principio che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. È la prova che un atteggiamento inutilmente litigioso e provocatorio non porta da nessuna parte. Il riferimento implicito è alle politiche di Salvini. L'accordo non è la soluzione definitiva, commenta il Premier, ma è di ampia portata. Potranno essere individuati porti alternativi e i paesi che non aderiranno dovranno essere penalizzati. L'Italia, assicura, continuerà ad avere una linea rigorosa sull'immigrazione. Non dismettiamo il decreto sicurezza, recepiremo le indicazioni del capo dello Stato, ma le ONG devono rispettare le regole. A New York Conte interviene anche al summit per il clima. Vogliamo giocare un ruolo di primo piano nella lotta ai cambiamenti climatici, dice. Obiettivo zero emissioni entro il 2050, ma già in legge di bilancio ci saranno le prime misure per la svolta verde. Niente nuove tasse, però piuttosto servono incentivi per le imprese che fanno scelte ecosostenibili. In manovra, conferma, ci sarà il taglio del cugno fiscale. Poi incalza Salvini sulla Russia, deve chiarire il suo legame con Mosca, che assume responsabilità istituzionali elevate, deve assicurare la massima trasparenza nel rapporto con i cittadini. E aggiunge: nessuna velleità di formare un nuovo partito.